questo. Pari e patta al Savini tra Notaresco e Montegiorgio che non riescono a superarsi al triplice fischio è 1-1 dopo un primo tempo combattuto e una ripresa in cui i locali non riescono a fare il bottino pieno. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 4-3-3. Cudini decide di lasciare in panchina i tre nuovi innesti Sieno, Ruci e Laringe affidandosi all'intelligenza tattica di Bontà alle spalle del tridente composto da Liguori, Moretti e l'ex Minella. Scelta opposta per Paci che fa esordire nell'11 titolare ben 4 dei 5 nuovi acquisti, Calamita e Terrenzio in difesa, Rozzi a centrocampo e Pellizzi in avanti con Sbarbati e Albanesi. Prima del calcio d'inizio un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia nella discoteca di Corinaldo in provincia di Ancona. La gara è viva fin dalle primissime battute, neppure un giro di lancette e Candellori serve in area Moretti, ma la conclusione debole è preda di Menegatti. Al sesto doccia gelata per il Notaresco. Albanesi si incunea in area, Blandolo con contrasta fallosamente secondo il direttore di gara Romaniello. Dal dischetto Sbarbati non sbaglia e porta in vantaggio gli ospiti. Gara in salita per i locali che però non si disuniscono e al 17° riportano il risultato in parità. Bontà raccoglie la corta respinta della difesa ospite e fa partire un rasoterra che si insacca a fil di palo. Ancora Bontà al 32° costringe poi alla parata a terra Menegatti sul corner di Liguori. La gara è viva e se il Notaresco cerca di fare la partita, il Montegiorgio gioca di rimessa. Al 36° Sbarbati ruba palla sulla tre quarti e fa partire la conclusione con Monti che ci mette una pezza deviando con la mano. Brividi per il Notaresco che al 41° si fa vedere con il solito Bontà che tenta la rovesciata ma fuori bersaglio. L'ultima emozione dei primi 45 minuti è per gli ospiti, Pellizzi se ne va in contropiede ma chiuso al momento del tiro facilita la parata a terra di Monti. La ripresa si apre così come si era chiuso il primo tempo con i marchigiani in avanti. Al quarto sul corner di Mariani, Sbarbati ostacolato non riesce ad impattare con efficacia sulla sfera e Monti può bloccare a terra. Col passare dei minuti però il Montegiorgio si abbassa e il Notaresco prende campo. Al 16° Menegatti smanaccia sul corner di Liguori ma a porta vuota nessuno riesce a trovare la deviazione. Passano 2 minuti e ancora il Notaresco si fa pericoloso con Calamita che anticipa in extremis Moretti appostato sul secondo palo. Ma l'occasione più ghiotta è quella del 23° quando Mozzoni serve l'ex Minella che di testa spedisce incredibilmente fuori. Nei minuti finali la gara si innervosisce a farne le spese Cudini che viene allontanato dalla panchina rossoblu, ma di fatto le emozioni terminano qui con le due squadre che non riescono più a produrre occasioni pericolose. Dopo 4 minuti di recupero termina così 1-1, un buon punto per il Montegiorgio, un po' di rammarico in casa Notaresco per non aver sfruttato le occasioni nella ripresa, ma comunque un altro passo in avanti in attesa di andare mercoledì al Manuzzi di Cesena. Mister Cudini, alla fine è 1-1, un primo tempo combattuto, nella ripresa forse meritavate qualcosina in più? Beh sì, una partita, primo tempo abbastanza bene, nonostante siamo andati in svantaggio, un episodio del calcio di rigore, però la squadra che devo dire che si è espressa abbastanza bene, siamo riusciti a pareggiarla, forse potevamo fare qualcosina in più. Secondo tempo poi la partita si è aperta un po', loro si sono abbassati ancora un pochino, noi abbiamo cercato di, cambiando anche modulo, di poter andare individualmente forse con una giocata a risolverla, invece magari non siamo stati bravi e anche forse a volte fortunati, avendo battuto credo una ventina di calcio d'angoli, quindi, però questo fa parte del gioco e quindi bisogna andare alla ricerca di queste situazioni per poter portare a casa queste partite. Forse potevate essere un pochettino più precisi sotto porta, mi riferisco anche a quell'occasionissima con Minella. Ma sì, sicuramente, questo poi fa la differenza nel concretizzare, quindi lavoriamo anche in settimana per questo, per cercare di limitare al massimo magari quelli che sono i tassi di errore, però a volte va bene, a volte no, ma i ragazzi non posso rimproverare nulla, ci hanno provato dall'inizio alla fine, nonostante abbia incontrato una squadra ben messa in campo, però ci portiamo a casa un punto e affronteremo con fiducia sicuramente la trasferta di Cesena. Mister Paci, con un primo tempo combattuto, poi nella ripresa forse qualcosina in più il Notaresco ha fatto? Ha fatto nel senso di tiri in porta? No, ha fatto forse nel senso di possesso palla? Sì. È stata una partita aperta, una bella partita in cui tutte le squadre hanno proposto secondo me un buon calcio. Loro hanno proposto un calcio di possesso, noi un calcio più di ripartenza, anche perché oggi giocavano 3 ragazzi nuovi che abbiamo preso nel mercato
di riparazione, quindi proprio per questo fatto abbiamo deciso di impostare una partita un po' più sulle transizioni, perché questi ragazzi ancora non si conoscono bene, quindi hanno bisogno di tempo per proporre qualcosa anche in fase di possesso.